È finita 0-0 tra Frosinone e Bologna, una partita dove il Bologna non è mai stato brillante come nelle ultime uscite, come siamo abituati insomma a vederlo, ma ha avuto comunque all'ultimo soffio la palla per vincere. Come era accaduto a Empoli, questa volta il tiro di Fabian si è stampato sulla traversa, il tapin di Endoi è finito alto da pochi metri con un Freuler libero di fianco che probabilmente avrebbe solo appoggiato il pallone in rete, ma chiaramente insomma col senno del poi è tutto diverso. Abbiamo tante volte paragonato la gara a quella di Empoli, con la differenza che però a Empoli il Bologna ha dominato per tutto il match senza trovare il gol. Stavolta invece ha faticato, ha avuto anche, l'abbiamo detto, insomma, uno Skorupski che ha negato il gol al Frosinone, ha rischiato più volte, quindi alla fine per i 94 minuti di gara forse il pareggio è il risultato più giusto, ma come detto il Bologna ha sfiorato ancora una volta la vittoria proprio allo scadere. Rimangono 3 punti di vantaggio sulla Roma, aspettiamo i risultati dell'Atalanta, della Juventus, delle altre dirette concorrenti per la corsa all'Europa, ma rimane comunque una partita che è vero che ti rimane l'amaro in bocca quando non fai sempre 3 punti, ma era una partita che in altre circostanze potevi perdere, che invece il Bologna ha portato a casa senza subire gol, nonostante una giornata non positivissima di alcuni suoi singoli, quelli a cui magari siamo abituati di solito a dare tanti elogi. E allora partiamo subito con il giro di commenti con i nostri ospiti in studio. Parto da te subito, Pepe, per inquadrare questo 0-0, come va accolto oggi? Ma per quanto mi riguarda in maniera positiva, è chiaro che il rammarico grande è l'occasione finale, questa occasione qua che la stiamo vedendo, rivedendo, lascia l'amaro in bocca, però vedendo la partita per come è stata il pari è giusto. Io ovviamente sono dell'idea che il Bologna sta facendo un campionato straordinario, però questo non vuol dire che poi le vinci tutte, sono gli avversari che hanno i loro obiettivi, che ti mettono in difficoltà. Una partita come quella di oggi, tu hai appena detto che magari in circostanze diverse l'avremmo persa. Invece, negli anni passati, faccio un esempio, sì. Ma, no, ma anche quest'anno, per esempio, il momento andiamo a Udine, ti ricordi che c'ero anch'io, partita al primo tempo simile, ci hanno messo lì, ti ha fatto 3 gol. Perché magari oggi invece sei riuscito a rimanere in partita, nonostante giocatori importantissimi, in giornata no, Calafiori su tutti. Quindi è per questo che io dico che il punto di oggi lo prendo molto volentieri. La fotografia è l'ultima azione, che ovviamente stona quello che sto dicendo, perché un gol così sbagliato da Endoi è clamoroso e ti portava 3 punti. Abbiamo già avuto questa possibilità a Empoli, come dicevi tu, dominando, però non la partita che è stata oggi, l'abbiamo vinta credo in casa col Cagliari quando Fabiana all'ultimo. Cioè, il Bologna continua secondo me anche in giornate come quelle di oggi, non positive sicuramente, perché il Bologna ci ha abituato, e poi questo è il punto interrogativo, cioè non è positiva perché il Bologna ci ha abituato talmente bene che ormai se non domina l'avversario, se non fa 4-5 occasioni, insomma magari storciamo il naso. Io sono conscio del fatto che il campionato è lungo, le partite sono difficili, quella di oggi era molto difficile, vieni a casa con un risultato positivo, quindi per quanto mi riguarda il punto è positivo, lo accolgo con positività. Anche la Roma si era fermata a Lecce, no? Su 1-0-0, e quindi insomma non è che puoi avere sempre quella marcia da 3 punti tutte le domeniche, anche se a volte l'avversario può essere più debole dal punto di vista della classifica. Va bene tutto, va bene che il Bologna ci ha abituato bene, va bene la posizione che sei, però secondo me, io cerco di non farlo, la realtà, il punto di vista che ho spesso è il rapporto al calcio che ho vissuto, alle difficoltà che ti porta il calcio, a quello che siamo noi, cioè una squadra che sta facendo cose straordinarie, che va a giocare su un campo difficilissimo, una squadra che deve salvarsi e comunque porta a casa 1 punto, secondo tempo molto meglio, pareggiando le occasioni, potevi anche vincerla. E così non è stato, quindi sei ancora quarto, e io poi guardo, perché faccio anche questo ragionamento io, cioè io quest'anno Bologna si merita alla stragrande di entrare in Europa, quindi la Champions sarebbe un qualcosa di incredibile, la Lazio che è settima che gli prendi ancora 1 punto, cioè io faccio dei ragionamenti molto più pratici e più realizzabili. È chiaro che tutti noi siamo concentrati sulla Champions, che ci porterà chissà dove se dovessimo arrivarci. Io sono molto contento di questo punto per le cose che ho appena detto. Vado da Jack perché credo che poi lo si debba salutare, ha dei doveri, a parte che ogni collegamento è in un luogo diverso, è partito con i grattacieli e le ruspe, poi abbiamo visto un muro grigio, poi un ufficio, adesso sei in un altro luogo. Tutti i tuoi filtri li hai spesi oggi, Jack, per farci credere che cambi un sacco di postazioni. Vai, non so se riesci a fare anche le pagelle, però facci un commento a pagella, mettila così. Devo scappare via, però
E magari una battuta finale potrei proporre. In realtà sono in camera d'albergo, prima ero in terrazza, poi è arrivato un sole devastante, mi stava prendendo fuoco il telefono, e adesso sono nella parte interna, anche se l'ambientazione è meno bella. Io concordo in pieno intanto con quello che ha detto Pepe, da lì non si deve assolutamente scappare. Però vedete, io sto sognando. Io sono un bolognese di 55 anni, che ad agosto ne farà 56, che non ha mai avuto l'occasione di vedere un Bologna da Champions League. E allora io oggi ragiono solo nell'ottica della Champions League. E quindi dico che abbiamo perso un'occasione. Certo che il Bologna oggi poteva tranquillamente chiudere 0-0 e non avremmo avuto nulla da lamentarci. E infatti non ci lamentiamo. Certo ci rimane negli occhi quell'ultima occasione. Se quell'ultima occasione l'avesse avuto il Frosinone, tutti a dire grande 0-0. Chiaramente l'abbiamo avuta noi e ci rimane nell'occhio quella immagine. Devo dire che però, vedete, io ragionando in ottica di Champions League, perché vivo questo momento? Perché ho dei grandi giocatori e so che se vado in Champions quei giocatori li posso tenere perché arrivano soldi a bizzeffe. Se entro dalla porta secondaria in Europa spendo dei soldi, ma non posso tenere i miei senatori che stanno facendo così bene. Quindi io ragiono assolutamente in ottica Champions League e per questo considero due punti persi, perché fino a prova contraria è una cosa che difficilmente si ripeterà. Tante grandissime squadre stanno completamente fallendo la stagione e il Bologna ha un'occasione unica, perché non solo dovrà ripetere in futuro una stagione come questa e non è detto che tu abbia gli stessi giocatori, ma devi sperare che quelle squadre praticamente si ritrovino nelle condizioni di sbagliare nuovamente la stagione. Allora, visto che volete una battuta tipo pagelle, c'è stata la traversa di Ndoye, ma c'è stato anche prima l'errore del Torito. E allora, con grande onestà, vi dico che mi sento come un uomo che è su un'isola deserta, è l'unico uomo ed è pieno di modelle. Beh, io non sarò il più bello, ma se loro vogliono andare con un uomo, devono prendere me. Insomma, doveva essere una serata alla Viagra, è arrivato Castro. Grazie Jack, allora buon lavoro. Ciao a tutti. Buon lavoro, ci vediamo qua. Grazie per mille. Il Monza in studio stavolta. Okay. Assolutamente sì, con immenso piacere. Grazie, ciao Jack. Jack è l'unico che per avere una valletta va proprio alla Valletta, cioè così è sicuro di trovarla, capito? Giusto, grazie Jack, a presto, buon lavoro a te. Ciao a tutti. Allora, ho visto Stefano che continuava ad annuire sulle dichiarazioni dei... Perché se vai, sì, in Europa League quanto entra? Pochissimo, rispetto alla Champions non c'è paragone. La Champions paragone. Dicevamo sui 40, tra i 40 e i 50. Abbondanti entrare. Perché adesso con la fase a gironi, quindi fai un certo numero di partite obbligatorie, insomma, entrano già tanti soldi subito certi. Quindi dare quei soldi lì in mano a Sartori vuol dire creare veramente un ciclo vincente è importante. E poi, come diceva giustamente Jack, non sei costretto a vendere come sarai presumibilmente se invece entrerai diciamo in Europa dalla porta di servizio. Poi è chiaro che chiamarla porta di servizio a inizio stagione, pensare a bocce, all'Europa stavo League finendo, infatti, okay, a bocce ferme un... a campionato finito, se saremo in Europa League stapperemo comunque una bottiglia, perché comunque è chiaro che non erano quelle le aspettative a inizio stagione, per me erano già quelle, perché insomma avendo Sartori secondo me già gli dai una bella botta. Una volta si stappavano le bottiglie, ti ricordi la frase di Bigon per la salvezza, diceva ecco, che bisognava stappare invece, lo champagne invece, se il Bologna si salvava, non esatto. Era tanti anni fa adesso sono frase. Cambiati diciamo gli scenari e quindi a me dispiacerebbe perdere l'occasione di creare un ciclo, perché è vero che se tu arrivi in Champions League hai fatto un miracolo sportivo assoluto, perché sei davanti a squadre che hanno 10 volte le tue potenzialità economiche. E proprio perché queste squadre stanno sbagliando qualcosa e tu hai sbagliato pochissimo, ti trovi in una posizione in cui sei agevolato e sei nella possibilità di entrare in questa competizione. Poi è chiaro che tornando sulla terra e ragionando non col cuore ma col cervello, dici, beh vabbè, ma io sono partito con un budget di questo tipo, giocatori con cui insomma abbiamo fatto degli ottimi acquisti eccetera, ma abbiamo dovuto vendere qualcosina, per cui già l'Europa League è un ottimo risultato sportivo, ma non è quello che mi darebbe la possibilità di fare il salto di qualità, per cui
starei attaccato al sogno finché posso, senza nulla togliere, ribadisco il fatto che dobbiamo essere soddisfatti anche ad andare in Europa League. Però voi fate ragionamenti extra campo, cioè i soldi, io sto parlando delle difficoltà del campo. Certo, cioè, ma certo. Quello che poi, a parte che non sono d'accordo che quest'anno in occasione, no, Bologna secondo me è una società solida come ha fatto l'Atalanta, che l'Atalanta sono, perché la difficoltà sarà mantenersi a prescindere da dove tu arrivi. Se vai in Champions non è che st'altr'anno sicuramente arriverai quarto, l'importante è mettersi dentro quelle 7-8, quelle che si giocano ogni anno, che Bologna fino all'anno scorso insomma lo sognava solo. Io sto cercando di evidenziare le difficoltà che ci sono di campo, poi so da solo anch'io che se vai in Champions ci sono tanti soldi, magari qualche giocatore, l'allenatore stesso puoi trattenerlo, però è anche poi vero l'Atalanta, che è l'esempio, no, davanti agli occhi che abbiamo, che il direttore sportivo che abbiamo era lì e quel miracolo l'ha fatto lì, tra virgolette sportivo, è la continuità, non c'è più lui, però i giocatori sono cambiati. Ne ha dati via, ne ha presi degli altri più bravi. Io sono convinto che per abbassando il Bologna, abbassando il monte ingaggi, ricordiamo Bologna, che è il tuo ultimo monte ingaggi della Serie A. Io sono convinto che per il Bologna questo inizio, questo è solo l'inizio. Cioè, io non sono convinto che quest'anno, a prescindere da come il Bologna finirà la stagione, ci hanno posto le basi, perché la solidità societaria è clamorosa, lo sappiamo. È arrivata una persona che sa fare benissimo il suo lavoro, che è Sartori, e l'ha dimostrato nelle piazze dove è stato. I giocatori e gli attori ce ne sono tanti, io non sono uno di quelli tra l'altro che non li ho i capelli, che quindi strappa non me li posso strappare, cioè, daremo via dei giocatori e arriveranno gli altri. Sono convinto che il Bologna rimarrà in queste zone di classifica a lungo, e quest'anno però mi rapporto alle difficoltà che ci sono sul campo, cioè il pareggio, siccome sento, ascolto, cioè appena Bologna fa un pareggio, appunto poi si avviene con le squadre magari inferiori sulla carta, è un passo indietro. Ma scherziamo, cioè, voglio dire, ragazzi, cioè, la difficoltà di essere in quella classifica e mantenere la classifica passa anche dai pareggi, cioè, il punto di oggi, tanto un punto di più, te intanto hai recuperato un punto alla Lazio, non hai perso, passa una giornata, cioè, io sottolineo questi aspetti, poi so da solo, certo, che quello che dice Stefano e Jack è verissimo, cioè, chiaro, sarebbe un grande colpo, questo lo so anch'io. Restando alla partita di oggi, si diceva un pareggio anche alla luce di una giornata dove i tuoi big hanno un po' steccato, abbiamo sottolineato un Calafiori oggi molto al di sotto di come ci aveva abituato, ma lo stesso Zirze è ancora indietro, Marco, non è lo Zirze che ci siamo ricordati, lo stesso Ferguson non era nella sua giornata migliore. Sì, sì, no, hai preso la colonna vertebrale di questa squadra, no? Diciamo sempre che insomma, se dobbiamo spendere tre fuori classe per il Bologna, l'asse centrale con Calafiori, Ferguson e Zirze, però questo è un sintomo di maturità e della squadra, che a maggior ragione quando vai a giocare in questo rush finale, manca 7 partite, per me è ancora molto lunga, però del campionato, hai 3 elementi così importanti che oggi sono andati un po' in difficoltà, no? Adesso in particolare magari Calafiori per le sviste eccetera, però riesci comunque a impostare una partita con un pari e a non perdere anche degli equilibri, perché hai creato in attacco e in difesa, soprattutto grazie a Lukumi, però poi nel secondo tempo per me anche Posch in fase difensiva è cresciuto, Liko Yannis ha fatto una diagonale che vale tanto, chiaro che la prestazione di Lukumi è maiuscola, tu porti a casa un punto e non ti perdi, no? Non perdi il senno, sì. Quindi questo è anche un sintomo di maturità della squadra, cioè bisogna tenere conto anche di questi aspetti. Penso che nel girone d'andata, se accadeva una giornata così a questi 3 giocatori, non lo so. Sì. Se arrivavi a portare a casa un pareggio. Non avevi ancora questa sicurezza. Vado da un altro uomo di campo che è Billy Massimelli, quindi è un punto guadagnato, dobbiamo entrare in quest'ottica, no, non 2 punti persi oggi. Sai che all'inizio dell'anno ho detto che questa squadra, prima che iniziasse il campionato, lottava per l'Europa con Fiorentina e Roma. La Fiorentina l'abbiamo già quasi, c'è rimasta la Roma. Però sai, l'importante è arrivare in Europa. Adesso hai fatto la bocca dello champagne della Champions, è dura passare al frizzantino. Però oggi una partita nata male, tutto male. L'ultima azione, quella sui piedi sbagliati dell'uomo sbagliato. Perché dici che Ndoye non ha proprio il gol nel sangue? Assolutamente no. Però vedi, a Empoli Orsolini, che è invece il più magari goleador, ha sbagliato il gol più semplice, no? Sì, ma l'ultimo secondo è capitato sui piedi giusti. Che anche oggi, insomma, la traversa l'ha presa. Ma l'ha presa Ndoye, sai Sabrina, la traversa?
Endoia, ha fatto tutto lui. Cioè Fabian arriva e penso non la tocchi neanche, però diciamo che entra nel vivo. Poi Endoia prende la traversa, dopo, visto che abbiamo rivista tante volte, forza, diciamo, no, il secondo tiro, che per come era messo col corpo era, insomma, e c'era Freuler che invece era libero, sereno, no, retto, pronto ad appoggiarla lì. Con il piatto la metteva dentro, l'appoggiava in rete, vero. Domani, perché oggi stiamo sulla partita, ma annuncio già, quindi Manfred che ci sta ascoltando lo sa, volevo parlare al pallone quando saremo a bocce ferme, ma approfitto della presenza di Pedrelli stasera, del fatto che sono giorni che continuiamo a leggere, no, i titoli, il Milan è già sì di Zirzele, è già la Juve su Motta, è già... Allora fa un po' sorridere pensare che ci siano società oggi molto indebitate, che bisognerà anche capire a fine stagione come sistemeranno i loro bilanci e che tipo di equilibrio finanziario troveranno, che hanno già smembrato una squadra che invece ha un presidente solido, un bilancio certo, una solidità che oggi quei club che vengono spesso accostati non hanno. Cioè non so se oggi possono spendere quelle cifre Inter, Milan e Juve, che magari il Bologna poi incasserà vendendole all'estero, non dico che li tratterrà per forza, però no, non fa un po' sorridere che sia già dato tutto un po' per certo quando ci sono società che ancora, ribadiamo, al di là del blasone del nome, hanno sinceramente dei bilanci molto peggiori di quelli del Bologna. Beh, basta vedere quello che, perché tutto il mondo è paese, basta vedere il mercato che sta facendo sui giornali ovviamente in questo momento il Real Madrid, che è una società che ha un monte debiti paragonabile a queste che citavi tu, anzi forse addirittura maggiore, che comunque pensa di comprare dei giocatori a 100 e rotti milioni ciascuno con dei monti ingaggi spaventosi. Quindi diciamo che sulla carta oggi il mercato consente di spendere qualsiasi cifra. Domani, quando sei iscrizione del campionato, magari qualcuno dovrà rivedere le proprie aspettative, pur tenendo presente che sono club comunque che, nonostante gli indebitamenti o le situazioni finanziarie, nel mercato comunque hanno sempre speso, e perché le condizioni, beh, che però la per federazione... dire, quest'anno l'Inter ha speso poco, ha preso molti parametri zero, è stato molto bravo perché ha rinforzato la squadra, ma non ha speso le cifre a cui eravamo abituati. No, lo però... stesso Milan, solo perché aveva venduto Tonali subito, è riuscito ad avere maggiore, esatto, liquidità. Siccome qualcuno comunque riescono sempre a piazzare all'estero eccetera, poi hanno un pochino di disponibilità e, certo, e comunque hanno sempre la possibilità di, diciamo, di iscriversi abbastanza agevolmente, quindi proprio dei grossi problemi di mercato non credo che ne avranno. Comunque ne parleremo più diffusamente, caro Manfred, domani a bocce ferme, no, di questo mercato che impazza sui giornali, che è un po' lontano da quello reale che almeno risulta a noi, ma domani quando avremo digerito il pareggio di oggi. Stiamo sulla partita, Manfred, le tue impressioni, visto che eri là live, hai sentito un po' i discorsi in studio, sei sulla stessa linea, cioè sul fatto che comunque è un buon pareggio quello di oggi? Sì ragazzi, anche perché per la Champions la corsa è lunga, cioè il campionato ci sono ancora 7 partite, poi queste partite sono difficili, cioè la Roma-Lecce poteva ne prenderne 5, poi la settimana dopo vince il derby con la Lazio, l'Atalanta con la Fiorentina in Coppa Italia è stata la più brutta probabilmente vista nell'anno, quindi il campionato è lunghissimo, è un punto che comunque muove perché ti permette di avere 3 lunghezze di vantaggio sulla Roma, c'è lo scontro diretto ancora da giocare, ce ne sono insomma, quindi dal mio punto di vista non è successo niente, anzi dà continuità, il Bologna non perde, nelle ultime 11 partite ha fatto, se non sbaglio, 9 vittorie e 2 pareggi, uno col Milan, uno col Frosinone, c'è di peggio, ecco. Quindi secondo me il Bologna sta correndo come un pazzo, il problema è che la Roma viaggia a 2,5 punti a partita, io non sono sicuro che faranno tutti questi punti fino alla fine, se ce la fanno bravissimo De Rossi, però hanno l'Europa League da giocare contro il Milan, è lunghissima, è ancora lunga, quindi non farei tragedia, anzi il Bologna alla fine, tra l'altro in una partita che secondo me un punto era il risultato giusto per quello che si è visto in campo, se Endoia la lascia Freuler, gol, abbiamo finito il discorso, sono altri 3 punti presi all'ultimo secondo, perché poi alla fine fondamentalmente è una squadra che magari non crea tantissimo, però che quando arriva arriva in porta, ecco, erano dentro l'area piccola, hanno preso la traversa e poi Endoia l'ha sparata alta, è andata così, anche Castro però ha avuto la sua occasione, Ebischer ha avuto la sua occasione nel secondo tempo, per me il Bologna dopo un primo tempo ha fatto male, nel secondo l'ha messa a posto. Quindi anche da questo punto di vista secondo me c'è da essere positivi, anche perché tutti
i giocatori che fin qui hanno brillato oggi hanno fatto tutti male, quindi a maggior ragione, a parte il solito Ferguson che non gli puoi mai dire niente, Lukumi che ha fatto una partita, anzi è stato quello che ha tenuto secondo me su un po' il Bologna dal punto di vista difensivo, visto che dietro un po' oggi si è un po' sporcato, no? L'uscita e si è un po' creato, si sono un po' creati dei problemi. In realtà Bologna ne ha corso il giusto contro una squadra che davanti per me è forte, dietro così noi potevamo giocare meglio, ma per me Frosinone ha fatto una bellissima partita oggi, quindi va fatti prima di tutto i complimenti all'avversario e poi tutto sommato anche a Bologna per non averla persa. Certo. Allora, hai aperto un po' il fronte dei singoli, abbiamo detto oggi una giornata no per Calafiori, non era il solito Zirze, ma anche l'attenuante di essere rientrato da un infortunio ed essendo anche un giocatore di stazza, magari fisicamente non ha ancora la brillantezza che avevamo visto nell'ultima fase, al di là del fatto che Motta dica di vederlo come se non si fosse mai fermato, quando ti fermi un po' paghi, no, questa cosa. Chi è che vi è piaciuto, al di là di Skorupski e Lukumi che abbiamo già elogiato, Skorupski perché ci ha messo una pezza in più di un'occasione, Lukumi perché oggi a sua volta insomma ha retto l'urto di una giornata in cui i compagni di reparto non erano proprio in giornata. Mi dite qualche... Orsolini ha fatto una buona gara, okay. Non avrei tolto, ovviamente giocando su questo mancava poco, nessun dramma, però avrei tolto il centrocampista per il resto in campo. E, per il resto, sai, oggi è stata una partita dove pochi singoli hanno fatto bene, Lukumi è migliore in campo per me, Skorupski ha fatto bene e poi pochi altri, cioè, oggi è stata proprio una giornata dal punto di vista generale, non... questo per quello che io dico, se in una giornata così, dove i giocatori più bravi che ha, cioè Calafiori e Zirze sono, insomma, lo vogliono tutti, parlavi prima, no? Che le notizie, chi insomma è un attore che va al Milan, alla Juve, insomma, quindi vuol dire che stai facendo bene. I due giocatori più forti che hai fanno una partita negativa, te vuol dire che oggi porti a casa il massimo di quello che potevi portare. Quindi se ti devo dire dei singoli di oggi, anche Orsolini lo metto dentro tra quelli che hanno fatto bene, poi pochi altri. E non sono d'accordo col mio amico Manfred che su Ferguson invece sta attraversando un periodo non positivissimo, non è solo oggi, anche sono due o tre partite che anche qui è chiaro che parliamo di un giocatore straordinario che ci ha abituato talmente bene, se sto alle ultime due o tre partite che ha fatto Ferguson non è brillantissimo, certo. Come è normale che poi sia. Quindi, sono fasi di una stagione, cioè, insomma, ma ci mancherebbe altro, sempre... ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Più di 30 partite sulle certo. Gambe vai... I subentrati anche hanno fatto bravo, bravo, sì, infatti sono d'accordo con Stefano, infatti sì. Pensavo poi magari, però si sono mossi bene, per me tutti quelli che sono entrati, adesso li leggevo. No, ma l'ha aggiustata, l'ha aggiustata perché al primo tempo eri completamente, dai, sì. Balia dell'avversario, al secondo tempo l'ha aggiustata e è rischiato di vincere. Tempo era anche più difficile perché avevano più energie, quelli del Frosinone erano nella fase di euforia atletica perché dovevano assolutamente certo. Fare punti, quindi insomma... Era anche un po' più difficile la partita, però comunque loro sono entrati bene, col piglio giusto, con qualche colpo anche bello, perché la palla che ha messo Licojani sì, è bellissima. Sì, quindi... quella per Castro. Cioè. Sì, quindi... Rifaccio la parentesi con te Stefano, perché so che tra un po' ti lasciamo andare, sì. Che devi andare a Verona a vedere un'altra partita, Verona-Sassuolo oggi, beh, uno scontro non da poco. Per no, la Verona-Genova. Ah scusa, Verona-Genova. Sì. Ok, e visto che ne abbiamo parlato all'inizio trasmissione, magari il pubblico è anche diverso, ti chiedo di ricordarci l'evento di sabato sì. 20 aprile. Quei favolosi anni 70-80, serata a Sasso Marconi, peraltro nella zona del campo sportivo, quindi nel palatenda, quindi rimaniamo sempre in ambito calcistico di fronte al campo da calcio, e, serata di musica. Cibo, bevande, volontariato, perché è una serata esclusivamente a sfondo benefico e tutti daranno il loro apporto, ad esempio chiudono tutte le attività baristiche di Salse di Marzabotto e i bartender si riversano a questa serata a fare i loro drink. E poi tu ci che sono... contributo darai? Ballerai sui cubi? Io, la lap, no, io dance, non posso ballare farà? Perché giustamente ci vanno le mie figlie, no, dopo sembro sembro lì a fare il vigile, però sì, sicuramente a mangiare e a bere all'inizio ci sarò e poi dopo mi dileguo quando comincia la fase. Esatto. Però approfitterò... in realtà è aperta a tutte le fasce d'età, lo dici. Sì, no, ma anzi, siccome è proprio una festa 70-80, anche la mia generazione va e si diverte. Io infatti approfitterò perché
Se, quando andrò, andrò con finalmente con l'emozione nuova di sentirmi i capelli sulla testa, per cui sarò... E ricordiamo tutto l'incasso in beneficenza. Tutto l'incasso in beneficenza, certo. E quindi abbiamo già raccolto, dico abbiamo perché comunque ci sentiamo tutti vicini a questi ragazzi che sono bravissimi, che fanno volontariato. Ricordiamo che a Sasso c'è anche la pubblica assistenza, che è un centro che serve, oltre che con le ambulanze, anche con le auto, tutti coloro che hanno bisogno di emergenze sanitarie, e questo per un paese come il nostro è sicuramente un fiore all'occhiello. E poi questi ragazzi che si danno da fare per queste iniziative, che portano poi defibrillatori alle scuole, giochi, a seconda delle necessità di anno in anno, i vari progetti devolvono questi soldi perché ci sia un qualcosa di concreto che serva per il futuro all'interno, certo, del paese. Ottima iniziativa. Tu Manfred, che negli anni 70-80 eri già vecchio, parteciperai, immagino, con grande piacere. Ero vecchio, ma ti seguivo sempre in televisione. Bravo, hai fatto bene. È un gioco, me la sono cercata, è un gioco che abbiamo io e Manfred. Uno palla al centro. Perché lui mi dà sempre della vecchia e io cerco di fare altrettanto, ma lui rimane più giovane di me di 10 anni sempre, ma noi ci giochiamo su questo aspetto, vero Manfred? Lo spieghiamo anche sì, a casa, che ci giochiamo. Tu invecchi benissimo, io male. No, non è vero, li porti benissimo sì. Anche te. E giochiamo sempre sull'aspetto della vecchia. Approfitto per dire che stasera avremo invece davvero Gigi la vecchia all'interno di Non Solo Calcio. Questa sera alle 21 torneremo sui temi di Frosinone Bologna, ma anche su Virtus e Fortitudo, che giocheranno entrambe a breve, e quindi alla sera faremo questa trasmissione e ci sarà Gigi la vecchia, quindi la vecchia vero, a commentarci un po' di Bologna. Dovrebbe esserci Di Francesco, ci segnalano che Motta è leggermente in ritardo, forse trattenuto di più dalle TV nazionali. Allora sentiamo l'inizio della conferenza di Di Francesco. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio mister, alla luce di quanto visto nell'arco dei 90 minuti, soprattutto tra il primo e il secondo tempo, vorremmo sapere il suo giudizio su questo punto che personalmente ritengo un punto importante con una squadra di altissimo profilo. Grazie. Sì, io direi un bicchiere mezzo pieno per quella che è stata un po' la gara, per quello che è stato il nostro ottimo primo tempo, dove abbiamo messo in grande difficoltà il Bologna, che voleva continuare a palleggiare col suo modo, diciamo, che fa spesso anche con le grandi squadre. Siamo stati bravi nelle pressioni, nell'andare a creare tante situazioni di pericolo, magari meno lucidi nell'ultima scelta, nell'ultimo passaggio, dove sicuramente il momento, anche il periodo, può togliere qualche sicurezza ai ragazzi, ma di coloro che si devono tenere stretto questo punto per l'atteggiamento, per la prestazione, per la voglia di voler mantenere a tutti i costi questa categoria. E passa attraverso queste prestazioni poi la nostra salvezza. Deve passare attraverso questa mentalità contro una squadra che ha dimostrato di avere degli ottimi mezzi, di avere una squadra con idee, una squadra forte, per quello che non a caso è al quarto posto in classifica. Andrelli? Eccomi mister, Alessandro Andrelli, Radio Day. Sì. E il calcio è fatto di momenti, quel momento al 94esimo, come l'hai vissuto? E poi l'esperimento di Sec che è entrato e si è posizionato al centro, se era un esperimento o se è una cosa che potremmo anche rivedere? Grazie. No, non è un esperimento Sec, parto da Sec, perché è un giocatore che ha fatto già in passato un po' la prima punta, è ovvio, con caratteristiche differenti dagli altri. Ho fatto quella scelta lì perché in quel momento il Bologna ci aveva abbassato e non avevamo più capacità di ripartenza. Lui, essendo un giocatore veloce e tecnico, ci ha ridato un po' la possibilità di respirare e di riattaccare gli avversari, magari con maggiore anche creatività. E questo devo dire che è entrato bene, come è entrato molto bene dal mio punto di vista all'Irola durante la partita. Per quello la squadra, anche che è subentrato, ha cercato di dare il massimo e ha fatto per il meglio per la squadra. Qual era la prima, scusami? Beh, devo dire che tutto possiamo dire meno che ci sta girando bene quest'anno, giusto? Ok, perché se no... È finito? No, volevo finire la risposta di De Francesco. Vabbè, è lo stesso, era perché parlava proprio della traversa presa dal Bologna. Insomma, oggi è andata bene, ma in passato ha avuto lui delle sfortune, mettiamola così. Cioè, oggi gli è andata bene in quell'ultimo episodio, però sicuramente il Frosinone non è fortunato, quindi vedi, ognuno vede, porta l'acqua al suo mulino. Però è vero, il Frosinone ha perso delle partite alla fine, con la Juve,
all'ultimo istante, a Cagliari credo vincesse 3-0, ha perso 4, c'è delle robe, quindi lui dice oggi ci è andata bene, però tante altre volte ci è andata male. Quindi. Certo, certo. Andiamo a sentire invece Urbanski, chiedo alla regia se per caso è pronto, ancora no, perché poco fa ha parlato in Mix Zone, intervistato dal nostro Luca Pinker, e allora volevamo sentire anche le dichiarazioni del centrocampista del Bologna, oggi è entrato come esterno. Arriva qualche notizia dal web, Marco? Guarda, si stavo per dare Urbanski con le dichiarazioni, ma appunto le ascoltiamo live. Bonifazi ha parlato che insomma, no, ex appunto in prestito a Frosinone, bella giornata, potevamo anche vincere, la salvezza è un obiettivo assolutamente possibile, Turati, portiere del Frosinone, è sicuramente uno dei migliori, pareggiare col Bologna come una vittoria, per noi siamo molto contenti, e quindi questi sono i primi punti del post partita, tra poco si gioca Monza-Napoli e basta, direi. Monza-Napoli, ricordiamo Monza, prossimo avversario del Bologna, anche qui insomma una squadra in teoria tranquilla a metà classifica dal punto di vista delle motivazioni, Billy, poi verrà qua sì, serena, nessuno regala nulla, certo, però siccome dicevamo il fattore campo, la rabbia che puoi avere per un obiettivo. Sicuramente il Bologna avrà più rabbia del Monza, però nessuno... Il Monza avrà la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, poi si guarda sempre anche l'altro aspetto, no? E quindi, sì. Vero. Quindi Di Motta non è ancora arrivato nessun flash? Di Motta no, Di Motta ancora non abbiamo nessun okay. flash. Sono curiosa invece di capire, Manfred, quando rientra Beukema? Perché abbiamo sentito dire da Motta che ha ancora bisogno insomma un po' di tempo, siccome c'è Calafiori comunque in diffida e sabato c'è Bologna-Monza, poi c'è Roma-Bologna che è una partita chiaramente chiave, no, in questo finale di stagione, quindi avere anche un Beukema recuperato in vista di una possibile insomma di partite che possono dove puoi aver bisogno di tutti. Sì, ma secondo me Beukema dalla prossima potrebbe già essere recuperato, poi bisognerà valutare la condizione, ma direi che per la Roma, salvo imprevisti, ci sarà la grande. Okay. Anche sperando al primo minuto, perché comunque vuoi o non vuoi è quel giocatore a cui io non rinuncerei mai, e infatti Motta una sola volta non l'aveva schierato, se non sbaglio, nell'arco di tutto il campionato. È imprescindibile, perché a parte che è destro e non ne abbiamo altri aspettando su Marò, considerando Ilic ancora magari fuori dal giro, e poi perché comunque è un giocatore totale, insomma, dai, l'abbiamo apprezzato tanto. E manca, si vede, certo. Per quanto Lucumi e Calafiori, oggi è stato un caso quello di Calafiori, una partita su 30 si può anche cannare, però fondamentalmente Lucumi e Calafiori sono una grande garanzia, insomma il Bologna tra in quei tre ha trovato grande solidità, è la terza, se non sbaglio, miglior difesa del campionato, certo. Andiamo a sentire Urbanski, giusto? Mi ha fatto cenno la regia che è pronto, sì. Sentiamolo. Ciao Casper, è un peccato essere usciti da questa partita senza i tre punti, l'impressione che ce l'avete data tutta fino alla fine, la mentalità di Motta per voi è sempre vincere, ma oggi forse era importante anche non perdere. Buongiorno, sì, noi abbiamo sempre fame di vincere, quindi per noi non è sufficiente, adesso ci dobbiamo pensare sulla prossima partita. Contro il Monza sarà più difficile certamente, però anche in trasferta avete migliorato il vostro rendimento. Oggi qual è stata la difficoltà principale? Perché il Frosinone si è chiuso bene. Secondo me non abbiamo sfruttato occasioni, soprattutto alla fine. Potevamo fare meglio davanti la porta. Motta ti dà tanta fiducia anche nel ruolo di esterno, cosa cambia per te? Perché in Serie A tanto uno contro uno, tanta forza, sei più abituato in mezzo al campo, ma sulla fascia come ti trovi? Sì, sono centrocampista, però dove non mi mette il mister faccio sempre 100%, per me io sono giocatore offensivo, quindi giocare all'esterno, mezzala non fa differenza. Senti, per te è una stagione anche un po' speciale, perché quando sei in giro anche per l'Italia vengono sempre i tuoi genitori, la tua famiglia, ti seguono tutti. Pensavi di arrivare a questo punto in Serie A trovare così tanta continuità? Sì, sono contento dove adesso sono arrivato. Sono anche contento che tutta la famiglia è con me. Allora non mi aspettavo all'inizio che giocherò così
così tanto, però però sei contento così? sì, sono bene. Una cosa che piace anche soprattutto è la tua mentalità. Riesci a trovarti in mezzo alla mentalità di tanti giocatori esperti, vecchi, un po' più vecchi ovviamente, però tu, nonostante sia un giovane, hai la stessa mentalità vincente degli altri? Sì, sempre ho fame di vincere, per me non c'è differenza quando sono in spogliatoio con più grandi, più giovani, per me non fa differenza. Adesso con il Monza il clima di casa vi darà una mano a provare a vincere di nuovo? Com'è? Il clima di casa, il Dallara, sarà tifosi per l'ambiente contro il Monza? Sì, per noi è importante giocare a casa con tifosi sempre, con i nostri tifosi sempre meglio, si sente che ci seguono sempre. Eccolo qua Urbanski, sicuramente un giocatore che ha avuto veramente tanto spazio e magari non era partito con queste prospettive, ma siamo contenti perché vuol dire, sai chi è che non si vede da un po'? È la Zuzzi, pensavo, è la Zuzzi. Anche Moro. Ma è la Zuzzi, per dire, era entrato con la Lazio titolare, gol, e poi non si sono persi un po' le tracce, evidentemente. Altri stanno meglio. Infatti, è molto semplice. Esatto, anche Moro hai ragione. Moro è tantissimo che non lo vediamo, è lì, devi pedalare, perché noi spesso parliamo di giocatori tecnici, ma secondo me per stare dentro questa squadra devi andare forte come ritmo. Cioè, ho la sensazione che non a caso appunto Moro è un giocatore che ha qualità, ma insomma devi essere veramente a 100 all'ora sempre, altrimenti c'è scelta, quindi stai fuori. Abbiamo delle notizie, giusto Marco? Sì, allora chiaramente essendo un ex che è ben ricordato qui a Bologna, lo diciamo, purtroppo in retrocesso era il mister dell'Alessandria Jonathan Binotto dalla Serie C alla Serie D. Ci tengo, insomma, è giusto specificare che l'Alessandria sta incontrando fin dalla prima giornata un campionato difficile, quindi diciamo che la classifica era già compromessa. Lui era il vice di Banchini, che poi vennero esonerati, richiamati, e alla fine poi dopo l'ultimo esonero di circa 3 settimane fa era la squadra rimasta appunto a Binotto in mano, e dopo la sconfitta 2-0 contro il Fiorenzuola è aritmeticamente retrocesso in D. Ci dispiace, tra l'altro Binotto è stato uno dei nostri opinionisti proprio qui a Solo Calcio, prima di te, Pepe. Sì, no, conosco Jonathan, mi spiace anche a me. Anche a noi. Fa parte del calcio, si rifarà sicuramente in qualche altra piazza. Allora, è finita la conferenza di Di Francesco, speriamo che sia il momento di Thiago Motta, siamo curiosi anche di capire come ha insomma vissuto lui questo pareggio, come lo vuole raccontare, visto che non arrivano neanche titoli dalle dichiarazioni che ha fatto alle TV nazionali. Io quindi... Motta ora ho qualcosa. Oh, dai, dacci almeno un titolo per capire. Allora, dell'allenatore. È mancato il gol, ma il mio Bologna ha fatto una buona gara. Ok, quindi si dice soddisfatto. Sto pensando al Monza. No, beh, se volete vi do qualche riga anche. Adesso ne ho. Ma sì, anche perché ogni conferenza poi è diversa, magari sì, nelle nazionali. Queste sono le parole di Sky, no? Sky. E sapevamo di dover trovare qualcosa di nuovo, alla fine abbiamo creato almeno 3 occasioni da gol, non le abbiamo sfruttate, questo è il calcio. E questo, e allora è Thiago andiamo Motta, a sentire anche Thiago Motta. Che, vedete? Salve. Ciao Thiago, sono qua. Ciao. Parto dal primo tempo, dove credo che più per demerito vostro il merito del Frosinone, che insomma ha fatto un ottimo primo tempo, vi ha limitato, vi ha costretto a questi lanci lunghi che non è propriamente il vostro gioco, e credo che nell'interruzione proprio all'inizio dell'azione vostra di partenza siano stati molto bravi. Nelle riprese però si è migliorato, io ho visto Urbanski molto in partita, vi ha dato più qualità in fase offensiva rispetto a Senemaker. Dico, nel finale, insomma, questi gol sbagliati, così ci avevi un po' abituato, la tua squadra ci aveva un po' abituato bene a segnare proprio nel finale di gara. Come leggi questa partita e questo pareggio e comunque un risultato positivo? Grazie. Dobbiamo essere come siamo stati, affrontare le partite in un modo intelligente, non solo con giocare la partita per giocare, sennò di capire i momenti, di capire le condizioni. Sono contento che oggi abbiamo fatto in questo aspetto qua, abbiamo fatto da squadra tutti insieme, capire cosa dobbiamo fare. Nel primo tempo, normale che sia, una squadra come il Frosinone che viene a pressare forte, molto alti e spesso sull'1-1 in palaferma,
Oggi giocano alle 12.30 con il cambio del clima, anche magari avendo anche un problema per giustamente in questo periodo qua, è un tema ecologico, risparmiare un po' di acqua. Il campo era abbastanza secco, questo la palla va meno veloce e questo favorisce tantissimo alla squadra che deve pressare, che deve non costruire, se no al contrario. E abbiamo già parlato prima della partita che non dobbiamo dare questa o alimentare questa energia di una squadra come il Frosinone, avendo anche il pubblico al suo favore oggi. E in altre situazioni avere la palla, sì, farli correre, che poi alla fine quello che è stato fatto nel secondo tempo, normale che sia, arriva la fatica, si abbassa l'intensità, si abbassa l'energia e noi allora sì possiamo mettere in pratica di un modo migliore il nostro gioco. Abbiamo creato nel secondo tempo tre bellissime, chiarissime occasioni da gol che non sono state concluse bene, però questo è calcio e questi errori esistono, esisteranno, però sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra, un po' meno sicuramente del risultato, perché giochiamo sempre per vincere. Casper è entrato molto bene, come tutti gli altri ragazzi che sono entrati oggi hanno aiutato perché è arrivata la stanchezza, la mancanza di energia e loro con la loro qualità, ognuno con la sua caratteristica, ha portato un qualcosa in più alla squadra per alla fine poter vincere e non è stato così, però continuiamo adesso a recuperare i ragazzi, riposare bene, preparare già la partita contro il Monza. Salve Motta, lei legge il fatto che il Frosinone non ha bagnato il campo per stressare il vostro possesso, cioè se può spiegare questa cosa? Non te lo posso rassicurare, però è una ipotesi che io la tengo possibile, però non vuol dire che l'hanno fatto apposta, lontano da me da giudicare, anche perché è una cosa che si può fare e non è una... Barcellona facevate il contrario, bagnavate il campo per far andare la palla più veloce. Non è un alibi, non è lamentarsi, è solo da raccontare quello che è stata oggi la partita. Immaginavo, o noi come Bologna, la squadra nostra, io e i ragazzi, immaginavamo che poteva succedere e abbiamo giocato anche con questo, di una maniera molto intelligente. Sono contento che i ragazzi hanno capito molto bene e nel campo. Proprio per questo mi attacco ai finali. La sua squadra a volte si trova a dover affrontare delle squadre che si chiudono tanto e tendete a buttare la palla in mezzo, cioè forzare lanci lunghi con giocatori come Fabian che occupano l'area negli ultimissimi minuti. Forse questa può essere un'esperienza per provare a forzare un po' di più i palloni dentro l'area quando andate ad attaccare con giocatori che la sanno occupare bene. Oggi quello che mi viene così, le tre occasioni chiarissime che abbiamo create sono diverse. Una con il gioco e palla giocata a terra con l'inserimento di Michel, vuol dire che è un modo da arrivare a creare una situazione di gol. L'altra su un cross, quando il nostro attaccante va in movimento attaccando l'area di rigore, va il difensore dell'avversario correndo verso la sua propria porta, non essendo già dentro l'area di rigore aspettando il cross. E l'occasione di Santiago, che è stata molto chiara, sono convinto che lì in altre condizioni la palla entrava. E poi sì, alla fine questa palla lunga dentro l'area di Riccardo, che Lewis la rimette dentro l'area e abbiamo toccato traversa, è successo di tutto dentro l'area, la palla non è entrata, ma anche nel primo tempo delle situazioni dell'attacco della profondità di Riccardo Orsolini fatte molto bene. Sono diverse situazioni per poter entrare e creare, diversificare il gioco, penso che questa sia la cosa migliore per mettere più in difficoltà la squadra avversaria, cosa che abbiamo fatto oggi. Garofalo, Press Molise Lazio. Mister,
Innanzitutto complimenti per questa stagione eccellente, il quarto posto, il Bologna erano circa 60 anni che non lo occupava, non so se lo ricordo, glielo ho detto anche a Salerno quando avete vinto. Però oggi, non devo dire la verità, un po' di critica c'è da fare, perché il primo tempo non si è visto proprio il Bologna. Secondo lei si sente soddisfatto? Per vincere bisogna fare qualcosa in più, perché oggi non si è vista la differenza tra il Frosinone che è terz'ultimo e il Bologna che è quart'ultimo. È mancato molto. Penso che fai un'osservazione molto rispettabile come sempre, però non posso essere d'accordo. Non posso essere d'accordo perché se lei vai a tornare indietro, sicuramente non farò lo stesso discorso che ho fatto prima, ma avranno il video. E se lei vuole vedere la spiegazione che ho data sulla prima domanda, vedrai cosa ne penso e il perché abbiamo noi meritato di vincere e non il Frosinone. Però non ripeterò perché sennò devo passare ancora un po' noioso 5 minuti dicendo la stessa cosa e dirvi perché abbiamo meritato. Però rispetto la vostra osservazione, solo che non sono d'accordo. Messaggero, mister, ha bruciato la mia domanda con la risposta di pochi istanti fa. Io le volevo chiedere se nell'arco dei 96 minuti, alla fine, il pareggio sia stato il risultato più giusto. Mi ha già risposto. Non lo è, per lei avrebbe meritato più. Ecco, invece, ecco, cosa le ha sorpreso del Frosinone, se le ha sorpreso qualcosa? Perché effettivamente nel primo tempo, insomma, al di là del campo, forse il Frosinone ha ingabbiato o comunque ha tenuto un po' a freno la sua squadra, che l'aspettavamo veramente molto più veemente, no? È una squadra che viene da grandi risultati e da grande gioco. No, sorpresa nessuna, va un po' anche nella stessa direzione sulla risposta fatta nella prima domanda. Per fare un riassunto, un primo tempo dove con le condizioni che c'erano oggi sapevamo questa situazione, abbiamo evitato in una maniera molto intelligente di dare o di alimentare questa energia e questa forza del Frosinone sulla fase di non possesso, soprattutto nella nostra metà campo. E nel secondo tempo, con giustamente molto logico, quando metti grande intensità e quando metti grande energia nel primo tempo, questo si abbassa nel secondo. Noi durante tutta la gara abbiamo strategicamente, in un modo molto intelligente, avuto le migliori occasioni da gol per poter vincere oggi pomeriggio. Ultime due, prego. Buongiorno mister. Mi pare, vado a memoria, non vorrei sbagliarmi, 9 vittorie nelle ultime 11 partite, giusto? Le altre 2 pareggi? Non lo so. Non sbaglio, penso di sì. Non è per niente male. Non è male. E nonostante questo la Roma non molla, anzi oggi si riprende un paio di punti. Lei pensa che oggi si sentiva il peso della vittoria della Roma di ieri sera? E se si sentiva o non si sentiva, lei si sente che questo può essere comunque qualcosa in più da dare, con la sua esperienza, a un gruppo di ragazzi così giovani come quelli che allena, di convivere, dico, no? Di convivere con questa... Non pesava per niente e non peserà fino alla fine stagione, solo che dobbiamo partire da un principio, che stiamo parlando di una squadra che è la Roma. Se iniziamo da questo principio, tutto il resto viene molto più facile a capire. E non giustificare, perché non esiste giustificazioni, sono solo da capire il momento che sta attraversando una squadra oggi come il Bologna e altre squadre che sicuramente all'inizio del campionato non si poteva immaginare una situazione del genere. Oggi arriva, ripeto, oggi pomeriggio abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo meritato di vincere. Non abbiamo vinto e questo è il calcio, è da accettarlo. Non esiste nessuna frustrazione perché l'atteggiamento, il comportamento dei ragazzi in campo è stato ottimo, ottimo individualmente parlando, ma anche a livello collettivo, di capire cosa dobbiamo fare in campo. Abbiamo sofferto pochissimo, molto poco, al di là di giocare in casa dell'avversario, una squadra che si deve salvare in questo momento, le condizioni diverse. Abbiamo sofferto poco come squadra, abbiamo fatto
tutto quello che dovevamo fare per vincere. Poi la palla oggi non è entrata, succede, questo è calcio, accettare, recuperare e pensare già alla prossima con il Monza, senza guardare, come l'ho detto anche prima la partita, senza guardare la classifica, manca tantissimo, pensiamo alla prossima. L'ultima. Sì. Ciao Tiago, guardando un po' grande stagione, soprattutto in non casa. Non è finita ancora. Non è no. Questo lo faremo alla fine della stagione. Fino adesso però sono tutti molto contenti a Bologna. Fino adesso si sta bene. Hai visto, hai notato. Però una cosa che c'è nello score della tua squadra, c'è questo forte dislivello fra le partite giocate in casa e i punti raccolti in casa e le partite giocate fuori, dove magari perdete poco, ma non c'è quello scatto in più, no? L'avete avuto in certe occasioni. Tu come te lo spieghi, se ce lo puoi spiegare, insomma, perché fate la partita? Non è che no, avete un atteggiamento sempre, no, voi fate la partita, volete imporre il vostro gioco, allora perché in casa tutto bene e in trasferta così, insomma, nel senso. In casa abbiamo fatto molto bene, non sono andato a verificare, a guardare, ma immagino che le squadre che fanno molto tanti punti in trasferta sono magari l'Inter, magari queste squadre, stiamo parlando di la squadra che sta per vincere lo scudetto, e noi essere sulla realtà, quella è la cosa più importante. Noi, quando dico noi, io e i miei ragazzi in campo, affrontare giornata dopo giornata con grande umiltà, dentro la nostra realtà, impegnarsi al massimo, essere concentrato sempre, determinato sempre a fare una grande prestazione, e alla fine i dati son dati che dobbiamo sicuramente analizzare e studiare, però esiste sempre una logica su questi dati. E, ripeto, noi dentro la realtà, piedi per terra, continuare a lavorare, pensare alla prossima partita, affrontarla come sempre con grande concentrazione, con grande impegno, perché troveremo un Monza che ha una buona squadra con buoni giocatori, anche se giocando in casa abbiamo delle statisticamente parlando abbiamo fatto molto bene, dobbiamo continuare sulla stessa strada. Quindi è una questione anche di crescita magari proprio del gruppo, dei tanti singoli del gruppo, per affrontare, no, partite in campi avversari ci vuole anche grande personalità. Hai citato l'Inter, anche il Milan ha fatto molto bene anche. E quindi hai nominato due squadre che è l'Inter e il Milan. Se vai a analizzare tutto il contesto Inter, Milan e il Bologna, sicuramente riuscirai a capire bene un po' la differenza che esiste oggi su queste squadre. E la cosa interessante che ti dico è sempre mantenersi con i piedi per terra, la nostra realtà, avere un equilibrio. E oggi non abbiamo potuto vincere, abbiamo creato le migliori occasioni, non sono state concluse come vogliamo, e recuperare e pensare alla partita contro il Monza. Grazie, arrivederci. Grazie mister, arrivederla. Allora, interessante il discorso del campo bagnato, lo affrontiamo subito dopo la pubblicità del prossimo blocco. Ricordo anche che al termine di Mix Zone andrà in onda il telegiornale, ovviamente ha cambiato orari oggi per la concomitanza con la partita della Bologna, però salutiamo Stefano Pedrelli che deve andare a vedere Verona-Genoa, vero Stefano? Sì. Grazie. Vi saluto, grazie dell'ospitalità come sempre. Ci vediamo presto. Al pallone, ti aspettiamo tra un paio di settimane se non sbaglio. Dopo ricordiamoci meglio la data, ma ci tornerai a trovare di lunedì. Molto anche perché volentieri. Guido ti aspetta. Ci lo mancherebbe. Sai. Grazie allora Stefano Pedrelli. Noi grazie invece voi, abbiamo la pubblicità e poi commentiamo le parole di Tiago Motta, soprattutto il campo bagnato, quanto ha inciso, il campo non bagnato, quanto ha inciso nella prestazione del Bologna. Tra poco. Thank you.
Stanco? Stressata? MGKVis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGKVis Ricarica Plus, fai vis di energia. L'Istituto Ramazzini e il suo centro di ricerca sono impegnati da 50 anni nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. Con due strutture cliniche a Bologna e Ozzano, si occupa anche della prevenzione oncologica e fornisce qualificate prestazioni mediche specialistiche. Sostieni la ricerca indipendente e la prevenzione. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Ramazzini. Contribuisci a sconfiggere il cancro. Sixten Sistemi per tenuta. Guarnizioni per oleo dinamica e pneumatica. Una realtà internazionale presente a Bologna dal 1990. Progetta, produce in sede e commercializza una gamma completa e innovativa di guarnizioni. Tenute statiche, dinamiche, rotanti per basse, medie e altissime pressioni. Soluzioni per guarnizioni obsolete nelle mescole più idonee e verificate NBR, Vyton, PTFE, poliuretano. Siamo a vostra disposizione dalle 8.30 alle 17.30 oppure H24 sul nostro store. Siete pronti a trasformare la vostra casa dei sogni in realtà? Specializzati nella ristrutturazione chiavi in mano, siamo sinonimo di affidabilità e professionalità. Con noi, ogni progetto è un'opportunità per creare spazi unici e funzionali. Approfittate della detrazione fiscale al 50% su tutte le pratiche in edilizia. Offriamo anche sopralluogo e preventivi gratuiti. Affidatevi a noi per un futuro abitativo migliore. Global Technology. Chi altro? A pochi minuti da Bologna, la Casa di Cura Gruppioni offre tutti i servizi sanitari di cui potete avere bisogno. Casa di Cura Gruppioni, ambienti confortevoli e tecnologia all'avanguardia, come la risonanza magnetica ad alto campo adatta a tutti, anche ai bambini e ai pazienti più sensibili, con disponibilità immediata. Per piccole e medie urgenze di qualsiasi natura, trovi ambulatori sempre aperti, senza attesa, previa telefonata, e ricoveri diagnostici di ogni specialità. Casa di Cura Gruppioni, l'eccellenza della sanità privata, ad un passo da te. Immagina un mondo creato appositamente per te e per i tuoi momenti di benessere. Vivi il mondo di ISAB Arredamenti Bagno. Dal 1963 ISAB arreda i tuoi desideri con mobili da bagno in stile moderno e ti accompagna dalla progettazione al montaggio, dando forma ad ogni tua idea. Visita il nostro showroom. Troverai le idee più esclusive per un bagno da sogno. Il tuo. ISAB Arredamenti Bagno. A Castelmaggiore, in via Ventini 45, Bologna. Telefono 051 700 170. Su internet www.isabarredobagno.it. Raddoppia la forza in giardino 2F Garden a Villanova. Il nostro staff ti aspetta con decespugliatori, motoseghe, trattorini, turbine da neve, tutte le attrezzature per il vostro giardino e i famosi robot tagliaerba Husqvarna Automover, centro assistenza, officina con ritiro a domicilio, noleggio macchine, consulenza ricambi di tutte le marche. Vieni a scoprire le promozioni stagionali autunno-inverno, primavera-estate, Husqvarna ed Eco. 2F Garden, via Don Minzoni 16 a Villanova, Bologna. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pull Pharma, in farmacia. Gol del Monza, entriamo subito così, gol del Monza, già? Allora. Monza 1, Napoli 0, Djuric, primo gol con la maglia del Monza. Bene, che si sfoghi oggi il Monza, che tenga lontano il Napoli, è vero. Allora, prima di salutarci, perché abbiamo un po' sforato con i tempi, c'è il TG che incombe, vi chiedo, voi che siete uomini di campo, cosa ha voluto dire esattamente Motta parlando del campo non bagnato e di un ambiente non facile dove giocare oggi? Allora, per quanto mi riguarda, ho percepito, io poi ripeto, come ho già detto, lì ci sono stato,
le difficoltà del Bologna, visto che noi da quando, quando gli dico il punto positivo, l'ambiente, oggi mi sembra che il Bologna sia andato a giocare su un campo che è rimasto come quando c'ero io 20 anni fa, dove le squadre magari sulla carta inferiori in casa le provavano tutte per non farti giocare come tu sai, quindi campo non bagnato è perché magari la palla viaggia meno velocemente, come diceva Motta giustamente, sono dettagli che uno può pensare che siano scuse, perché siccome parliamo di altissimi livelli, Serie A, l'allenatore l'ha sottolineato, poi a livello ambientale abbiamo anche percepito dal nostro Manfre che qualche difficoltà c'è stata, cioè è un po' il calcio di una volta, cioè tu vai a giocare in un contesto dove sanno di essere inferiori e quindi cercano di mettere sul piatto e mettere difficoltà anche con queste piccole cose, quindi Bologna ha trovato difficoltà da questo punto di vista, poi non si può entrare troppo nei dettagli perché non ero lì, però provo a immaginare, come quando dicevo all'inizio che è un campo difficile, tosto a livello ambientale, intendevo questo, cioè quello che Motta ha provato a dire secondo me è questo. Sei d'accordo, Billy? No, assolutamente sì, perché giocare su un campo duro, non innaffiato, è un conto. Dopo te lo innaffiano e trovi un'altra partita, un altro pallone, un altro rimbalzo di pallone, diventa tutto o sei abituato o vai in difficoltà. E loro lo sapevano e hanno messo in difficoltà in questa maniera. Era giusto per interpretare le parole di Motta, che è stato abbastanza diretto, Marco, no? Quindi si capiva, però è giusto che magari chi scende in campo ci abbia dato qualche dettaglio in più. Però. No, ma assolutamente, anzi è stato utile anche l'intervento, perché poche volte il pubblico, no, insomma, che non ha giocato, non ha la sensibilità per capire anche le dinamiche di certi campi, di certe partite. Quindi, cioè, secondo me ben venga, anche è stato uno spunto anche molto interessante per questo, no? Per sottolineare anche la singolarità, la difficoltà anche della trasferta, dell'ambiente nel campo. Assolutamente. Oggi non si è più abituati, sai? Una volta era normale, se tu andavi in certi campi, poi parliamo di Serie A, cioè erano difficoltà che incontravi in categorie minori. Invece appunto lì in Sociaria, che io ripeto, sottolineo, sono stato da Dio quando ci ho giocato, però io giocavo per loro e con loro, quindi certo, hai un altro punto di vista. È quando ci giochi contro l'avversario. Ai tempi tu giocavi al Dallara, che era un manto, poi andavi a San Siro, che era un campo di patate, per dirti. Sì, certo, poi ogni campo era diverso. Chiaro. Volevo salutare Manfredi, se c'è ancora, se non ha messo giù il collegamento, se no lo recuperiamo comunque questa sera, perché ricordo che saremo in onda alle 21 con Non Solo Calcio, quindi torneremo un po' su questi argomenti, avremo con noi ovviamente Manfredi, Luca, Gigi Lavecchia, parleremo di basket con Walter Fuochi, perché tra poco giocheranno anche Virtus e Fortitudo, per cui direi che noi possiamo... Ci sei, Manfred, per un saluto rapidissimo? Certo. Dove sei? Certo, sono qua, non si vede? No, solo voce, non ti preoccupare. Ok, però allora anche... vi saluto. Sì, ok, hai avuto delle percezioni particolari dalle dichiarazioni di Motta, tu che eri lì live, dalle facce e l'espressione di Motta sulla storia anche del campo? Probabile. No, sinceramente no, è stata curiosa appunto la parentesi che avete sottolineato. L'unica cosa che ho detto io, sono 8 le vittorie nelle ultime 11, non 9. Okay. 8 sì, su 11, sì, ok. Hai rettificato, sì, perfetto. Ho rettificato, al pelo. Ci vediamo stasera e domani al pallone. Grazie Manfred, buon rientro a Bologna. Bene. Grazie. Ciao. 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 E allora, grazie a Billy Massimelli, ci vediamo sabato prossimo, Billy, in studio per Bologna-Monza, grazie. Grazie a voi. Grazie a Marco Salicini, grazie, ci vediamo Sabrina, sabato. E invece con Pepe ci vediamo allo stadio, perché avendo fatto questo cambio, un po' ci ha abituato Motta al turnover, no? A cambiare anche conduzioni e chi va allo stadio, abbiamo invertito con Manfred, quindi saremo io e Pepe sabato per Bologna-Monza al Dallara, quindi ci vediamo sabato, Pepe. Okay, okay. Grazie a Marco Serra, Maglio Maini in regia per la diretta di oggi, la linea adesso va al nostro telegiornale, questa sera alle 21 Non Solo Calcio e domani alle 21 il pallone nel 7. Grazie e buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Six.
Listen Sistemi per tenuta. Guarnizioni per oleo dinamica e pneumatica. Una realtà internazionale presente a Bologna dal 1990. Casa di cura Gruppioni. Diagnostica, interventi chirurgici, percorsi riabilitativi personalizzati. Ogni paziente si sentirà il centro del proprio percorso di cura.